Siamo nella sede di Oticon Italia con il dottor Alessandro Bondi, direttore generale per il marchio nel nostro paese, che ha preso questo incarico da un paio d'anni, da 2 anni e mezzo all'incirca, sostituendo l'ingegnere Umberto Cotrona. Quali sono, dottor Bondi, le innovazioni, i tratti personali che ha inteso portare in questa azienda e quali sono i progetti che ha per il prossimo futuro? Ma devo dire che ho avuto il piacere di entrare in un'azienda sana, fatta di persone molto entusiaste, con una grande professionalità, e devo dire che il background che mi ha lasciato l'ingegnere Cotrona era sicuramente un background molto positivo. Allo stesso tempo ho cercato chiaramente anche di apportare qualcosa di diverso, di diciamo più moderno nei limiti del possibile, che fosse più coerente a quelle che erano anche le tendenze nuove del mercato. E è stato anche abbastanza semplice, perché noi nel nostro logo abbiamo 2 parole magiche che si chiamano People First, e quindi non ho fatto altro che centralizzare il ruolo delle persone, le competenze, le loro responsabilità, e cercare in tutti i modi di capire come essere ancora più vicini al cliente. Ecco, sul mercato oggi che cosa serve esattamente per competere innanzitutto, però anche per sviluppare le quote di mercato, che sappiamo bene che insomma anche l'audioprotesi ha bisogno anche di trovare nuovi clienti, nel senso che i pazienti, gli ipoacusici, sono sempre di più di quelli che sono sottoposti alla riabilitazione. Quindi che cosa serve a suo parere? A mio parere bisogna lavorare, cercare di sviluppare progetti in 2 direzioni. La prima direzione, che è la più faticosa, è la direzione della formazione. In un mercato molto, in una grossa fase di cambiamento, in un mercato molto con un potenziale molto alto di crescita, è necessario che tutti gli operatori del settore siano sempre più formati. E la formazione non è soltanto una formazione dal punto di vista audiologico, dove la nostra azienda è sempre stata leader, ma deve essere anche una formazione dal punto di vista commerciale, di marketing, e soprattutto anche di centralità del paziente, cioè come porre il paziente in primo piano risolvendo i suoi problemi. Il secondo aspetto è quello di cercare in tutti i modi di stimolare i nostri clienti a fare più marketing. È un termine spesso abusato, un termine molto ampio, però cercare di capire quali sono le leve vere per sensibilizzare i nostri pazienti alla problematica dell'ipoacusia, trovando non soltanto prodotti validi, da noi li trovano sicuramente, ma anche e soprattutto servizi che accompagnino la vendita del prodotto. A suo parere, per la conoscenza che ha, l'Italia richiede interventi, aggiustamenti particolari rispetto all'Europa, insomma ad altri paesi, o ritiene che ci si possa allineare insomma le dinamiche anche di marketing e commerciali che ci sono negli altri paesi? Ma credo che le dinamiche siano abbastanza simili. In tutti i paesi il mercato molto spesso è diviso in 2 grossi blocchi. Uno è il blocco di quelle che sono le catene organizzate, quindi stiamo parlando di Amplifon, di Audionova, eccetera, e dall'altra parte c'è il mercato degli indipendenti. Sono 2 tipologie poi di investimento molto diverse, sicuramente, perché da una parte abbiamo delle grosse multinazionali che hanno un grosso potere di spesa e quindi fanno comunicazione di massa. Dall'altra parte abbiamo invece delle figure professionali molto più qualificate, che però hanno meno strumenti finanziari e quindi devono basare molto di più sulla qualità dell'investimento e soprattutto fare degli investimenti che siano veramente mirati per non disperdere risorse. Ecco, dal punto di vista delle vendite di apparecchi acustici, nel 2016 i dati indicano in circa 400.000 unità le vendite nel nostro paese. A quali quote di mercato attribuisce Oticon insomma la posizione della sua azienda e quali anche quella delle aziende concorrenti, di marche concorrenti? Beh, in Italia, come le dicevo prima, bisogna prima di tutto evidenziare il fatto che esistono 2 mercati paralleli, 2 mercati molto diversi. Uno è il mercato di chi vende o è proprietario di catene, chi vende a catene come Amplifon, o è proprietario di grosse catene distributive, e l'altro è il mercato degli indipendenti. Quello che posso dire è che Oticon nel 2016 ha avuto un ruolo da protagonista all'interno del mercato degli indipendenti, ha avuto una crescita fortunatamente più brillante rispetto al trend di crescita del mercato e quindi ha avuto l'opportunità di consolidare la propria posizione di leadership, che condivide con un altro player.
D'accordo, io la ringrazio molto e arrivederci, buon lavoro.